Salve ragazzi, ritorniamo su Uncharted 4, cioè, bellissimo. Ehi, se vuoi esplorare altre zone dei paraggi, ti consiglio di farlo ora, giusto? Siamo qui su Uncharted dell'eredità perduta. Abbiamo fatto le torri. Senti, Ora. per quello che vale, devi ringraziare la tua reputazione per questo lavoro. E poi ho pensato ti servissero i soldi. Come negarlo? E sinceramente fa piacere lavorare con una donna una volta tanto. Allora, Sono d'accordo. dobbiamo Non sono andare in là. molte, Direi purtroppo. di seguire il fiume. Quindi proviamo a andare di qua. Una volta un trafficante d'armi mi ha chiesto di parlare con l'uomo al comando, ma si è rimangiato tutto quando gli ho spiegato la situazione. Esatto, Ah, seguiamo il fiume. cosa gli hai fatto? Gli ho spezzato le gambe. Oh, Gesù, non stai scherzando. Cerco di non essere discriminata. Ah, Nadine Ross è il boss. Mamma mia. Lo metterò sul mio Allora. biglietto da visita. Non puoi andartene e farla finita con la Shoreline? Ok, direi che La siamo sulla Shoreline è strada casa giusta, dai. mia. Non ho altra scelta. Ah, c'è sempre una scelta. Basta che seguiamo il fiume. Allora, dovremmo già di qua. Giusto? Yes. Credo che dovremmo passare il ponte, ma non di... Vabbè, no. Andiamo di lava. Così. Siamo così, credo che dovrei girare di qua. No. Forse devo prendere il ponte, aspettate. In effetti sì. Ok, allora vediamo un po'. Dovremmo esserci. Quindi dobbiamo salire di qua. Se non andassi a sbattere. Eccola qua, sì, è questa. Perfetto. Olè. Andata, vieni, ti seguo. Per te quanto ci vuole incidere una cosa del genere? Anni, decenni forse. Gli Oisara erano portati per i lavori in pietra. E per la guerra, sembra. Sì, anche. Li avranno costruiti per commemorare le loro vittorie sui persiani. Hanno lottato strenuamente. Oh sì, ma non per molto. La loro rovina è la nostra fortuna, giusto? Quell'incisione mi è familiare. Quell'incisione corrisponde perfettamente a questo disco. E cosa significa? Non lo so ancora. Ma, secondo me, dovremmo provare con quello. Beh, era logico, no? Che dovremmo girare sto coso. Si comincia? Cerca di non romperlo stavolta. Sfacciata. Ma che diavolo? Ora cominciamo a ragionare. Questa non me l'aspettavo. Pronta? Sì, mi sto godendo il momento. Niente jeep? A piedi? A piedi. Succede? Ah, si sta chiudendo la porta, va bene. Benvenuta nel cuore di Alebidù.
L'ultima sede nota della Sanna di Ganesh. Spettacolare. Cosa? Non ti sembra che ci sia una specie di diga tra le due statue di Ganesh? La cascata l'avrà erosa. E quindi come entriamo? Aspetta. Yeah, guarda la corona. Non è l'erosione. È vero. Forse era una torre di guardia? I persiani sono entrati da lì. E come ci arriviamo noi? È da una vita che sento parlare di questo posto. È incredibile vedermelo davanti. Scatta una foto. Mandala a tuo padre. Bella idea. Cosa? È troppo vecchio per usare i computer. E allora scattala, la vedrà di persona. No, è che ormai sono in ritardo di qualche decade. Senti, io... Oh no, ti prego, no. Tranquilla. Che dici? Andiamo ad Alibidù? Yeah. Andiamo. Yam. La grande battaglia. Non c'è niente da fare. Il piano, bro. Immagina quanto lavoro avrà richiesto. Quanti artigiani e ingegneri. Già, la loro opera ha sconfitto il tempo. Loro invece andate. Il loro re avrebbe dovuto proteggere i sudditi invece di costruire un bersaglio di lusso. Allora, andiamo di. Che c'è? Oh, c'è un coso che luccica. Là. Quello che ne rimane. Sì, ma noi credo che dovremmo andare di. Idee su come salire sulla corona? Hai portato l'elicottero? L'ho lasciato a casa. Sfiga, dovremmo arrampicarci. Che te pareva? Allora. Dovremmo andare di qua, sì. Vieni, possiamo attraversare da qua. Ok, pronta? Prima tu. Prendiamo un bello slancio. Vai! Perfetto. Passiamo di qua. Così, perfetto. Saliamo di qua. Dove si va? Cerca una via verso l'alto. Ehi, foto! Guarda. Si vedono delle strutture sotto la cascata. Hai ragione. Quindi? Dove si va? Perché non c'è un appiglio, non c'è una cosa, non c'è niente. Scendo. Scusate. Mi sono perso. Come si va? Scendere non credo. Guarda là. Qua. Mannaggia la miseria. Le cose nascoste. E via che si sale. Si sale. Ah, di qua. Prendiamo la rincorsa. Vai, Clo. Mamma mia, bravissima. Ecco qua. Allora, di qua. Sono ancora più maestose da vicino. Oh! Mamma mia. Scusa. Gli attacchi cardiaci che mi fa venire. Ok, ci arrampichiamo su sta tua. Vai, di qua. Credi sia sicuro?
Continui a chiedermelo, risparmieremo tempo se dessi per scontato che non lo è. Ecco, te pareva. Cavolo! Comunque, decisamente non è sicura. Ho notato. Pensi di riuscire a tornare quassù? Sì. Vai avanti, ti raggiungo. Pure io ho notato. Chloe, dovresti andare... No. Chloe, dovresti andare dall'altro lato, però. Chloe? Ok. Olè. Chloe, se toglierissi la pistola, per il momento non ti serve. Ecco, brava. Grazie, bravo, mi hai sentito. Su, ti aiuti. Sono a posto, ce la faccio. Dai, fatti aiutare. Va bene. Tirati su. Solo perché hai detto per favore. Non l'ho detto in realtà. Pensavo che Ganesh fosse il distruttore di ostacoli. Se ne aggiungi altri sul cammino se pensa ti siano utili. È per questo che l'hanno scelto per Alibidù. È anche la divinità del buon auspicio quella che preghi per avere prosperità e successo. Capisco. Bello. E mo? Di qua. È davvero questa l'unica strada? Già. Evidentemente. Però non ho capito dove troveremmo. Ti stai divertendo? Lo sai. Allora, di là, prendiamo lo slancio. Mamma mia. Fantastico. Beh, fantastico per te. A me mi fa venire gli attacchi cardiaci. Wow, spassoso, eh? La cosa più pazzesca che abbia fatto. In senso buono o cattivo? Ti dirò poi. Ok. E siamo giunti qui. Quindi di qua. Olè. Ah, forse devo arrivare là. Ok, allora. Slancio. Wow. Ci sono. Ok. Le arrampicate non le taglio, perché cioè, sinceramente sono belle. Vai le arrampicate. Alla grande, China. Grazie. Starò meglio quando arriveremo alla corona. Sono sorpresa, non si sia ancora visto Zabu, toccando ferro. Ah, è in giro. Dubito che lo vedremo quassù. Ha già sbagliato l'altro. Non ha le palle per salire così in alto. Ok. E adesso? Arrampichiamoci ancora. Così, così. Ok. Dai, Clo. Forse ho visto un punto da cui possiamo saltare sulla corona. È appena più avanti. Grazie. Sbrigati a salire. Sto scivolando. Per i capelli. Così, sempre più su. Olè. Valeva la pena. Notevole. Già. Ora. Come ci arriviamo? Direi di continuare, di là. Ok. Pianino. Pianino. Mamma mia, scusa Clo, non ti volevo far sbattere. Ok. E quindi arrampichiamoci di nuovo. Ok, quassù sembra più solido. Non chiamartela. Ecco appunto. Nadine, stai zitta. Ah, così. Arrampichiamoci ancora. Mamma mia, quanto stiamo salendo. Il nostro ingresso offerto dall'esercito persiano. Oh. Perfetto. Wow. Bel lancio.
I persiani avranno usato un trabucco. Trabucco? Non puoi chiamarlo catapulta come una persona normale. Il trabucco è un tipo di catapulta. Può scagliare proiettili più pesanti come questo e a distanze maggiori. Capisco. L'hai imparato al militare? L'ho cercato su Wikipedia, come una persona normale. Ok, dai, vediamoci questa... Ancora un altro po' di scalate e ci salutiamo. Dopo di te. Si scende. Incredibile. Sono mamma mia, guarda che sono belli. E Ganesh. Mamma mia, guarda lei. Gli dei induisti non combattono solo contro i demoni, a volte litigano anche tra di loro. Mi sembra una lotta impari. Mamma mia, Ganesh, guarda che è bello. Non è nel suo stile, immagino. Si scende ancora. Olè. Straordinario. Questo posto è interamente scolpito nella montagna. Direi di sì. Beh, in effetti. Oh, c'è un coso che luccica. No. Oh, forse. Questo posto è interamente scolpito nella montagna. Direi di sì. Ho esagerato con il salto. Ok. Hanno provato a barricare l'entrata, non che sia servito molto. Non si aspettavano che i persiani sarebbero calati da là. Dopo due invasioni uno si aspetterebbe che fossero pronti a tutto. Va bene, magari dai. Non pensavano di venire. Facciamo questa foto e ci salutiamo qui. Perfetto. Allora, per questo episodio è tutto. Alla prossima. Ciao ciao.